Tutelare i commercianti che ogni giorno riempiono i mercati rionali delle città e dei comuni più piccoli, una sorta di bene rifugio per le massaie e che è alla ricerca di occasioni contro il caro vita, e soprattutto metterli in condizioni di poter operare alla pari dei colleghi europei, visto che si parla di un comparto che impiega decine di migliaia di addetti per un giro d'affari di svariati milioni di euro. Il Comune di Salerno ha ospitato il confronto promosso da Confesercenti e ANVA. Il presidente regionale dell'associazione di categoria ha chiamato in causa anche la regione Campania. L'ANVA rappresenta tutte quelle attività sul commercio in strada, quindi coloro che fanno i mercatini, coloro che rappresentano i colori delle nostre città, quelli che rappresentano i centri naturali delle nostre città. C'è la necessità di poterli tutelare. C'è qualcosa che in particolare le istituzioni locali possano fare, anche un'attività di moral suasion? Mi riferisco in particolare alla Regione Campania. Assolutamente sì, la Regione Campania può assolutamente valutare l'opportunità di un regolamento che consente agli imprenditori del territorio di avere delle priorità. L'Europa ci dà degli input di massima, ma poi sono le regioni che devono calare sul territorio le necessità. Ci auguriamo che la regione lo faccia. A Salerno gli operatori del comparto sono 20.000 e rappresentano una fetta cospicua del PIL regionale. Per il commissario provinciale è fondamentale che anche i comuni facciano la propria parte. Ci sono non solo sono 6.500 gli operatori che operano a Salerno in provincia, ma ci sono qualcosa come 20.000 fra titolari, addetti, famiglie che vivono del commercio su aree pubbliche, con un volume d'affari, diciamo, hanno solo nella provincia di Salerno di 1,5 miliardi, diciamo, di euro, quindi diciamo, è un'economia veramente rilevante della provincia.